Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Laura Mutti di Wisp Venezia. Siamo all'altezza di Spinea, Venezia. E ecco, ci sta raggiungendo il primo gruppo che abbiamo organizzato, che è partito da Martellago per la bici in città. Tra 500 metri incontreremo il gruppo di Spinea. Di fronte al supermercato Coop che ci offrirà dei succhi di frutta per ristorarci, ecco, a metà percorso. Adesso seguiamo il gruppo. Quest'anno la Wisp di Venezia ha deciso di organizzare come gadget un gilet catarifrangente per ribadire la sicurezza nelle strade, per chiedere la realizzazione di più piste ciclabili e per fare in modo che ai partecipanti di Bici in Città potesse rimanere un gadget da usare ogni volta che prendono la bicicletta per i loro giri quotidiani. Questa è stata l'idea e questo è il colpo d'occhio che abbiamo vedendo il gruppo del Comitato Provinciale Wisp Venezia. Ecco, tra 100 metri raggiungeremo la Coop, è quel in fondo a sinistra, quello stabile bianco e rosso. Così incontriamo anche i nostri amici da Spinea. Poi proseguiremo verso Salzano, Robegano, passeremo davanti alla sede del gruppo operativo AISM di Martellago, che è l'organizzazione alla quale la Wisp Venezia ha deciso di dare un contributo per le loro attività a favore delle persone che hanno la sclerosi multipla. Quindi anche il Comitato Provinciale, scusate, Wisp di Venezia, anche quest'anno ha aderito alla Bici in Città. In collaborazione con AISM, questo è il 27° anno, quindi direi che le edizioni di Bici in Città si ripetono ogni anno e riscuotono sempre un buon successo. Per entrare alla Coop dobbiamo girare una rotonda, appunto, per fare in modo di non intralciare il traffico e per non fermare appunto le auto. Le auto comunque sono, vedete, molto gentili, si mettono da parte, rallentano. Abbiamo un'organizzazione con delle bandierine segnaletiche del corteo. In testa al corteo ci sta aprendo la strada ci stanno la polizia municipale del Miranese e in coda al corteo chiude Cicli Fardin, che è un negozio di biciclette di Scorzè che si è offerto per darci una mano nell'organizzazione della Bici in Città e in questo modo, adesso noi li aspettiamo dall'altra parte. In questo modo, con il camioncino della Cicli Fardin, eccolo qui che sta passando, ci sta seguendo l'assistenza tecnica e anche la possibilità di raccogliere le biciclette che bucano. Ciao Magda, la Magda dell'AISM, i ragazzi di Lai Mirano con i pattini, associazione affiliata Wisp, e questo è il gruppo di Martellago, pronti per il ristoro. Eccoli qua. Adesso li seguiamo a ruota e vediamo anche se sono arrivati i ragazzi di Spinea. Siamo alla Bici in Città organizzata dal Comitato Territoriale
WISP di Venezia. In questo momento siamo a Spinea, in provincia di Venezia. Il percorso è di circa 18 km e il percorso prevedeva due partenze, una da Martellago, una da Spinea. I due gruppi si incontrano per il ristoro davanti al supermercato Coop di Spinea, Coop Alleanza 3.0, e ripartono assieme alla volta di Salzano, Robegano e Martellago. A Martellago il gruppo passerà davanti alla sede del gruppo operativo AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che è l'associazione alla quale viene devoluta. Ecco Riccardo Scalise, Mister Selfie, che ci sta inquadrando, e anche noi inquadriamo lui. È un nostro caro amico che si sta prodigando assieme a noi. Grazie Riccardo. Grazie a voi. Eccoci. Hai preso il succo? No, il succo no. Ah, che bravo, bravo. L'hai lasciato ai ciclisti. Esatto. Bravo, complimenti. Ecco adesso. Siamo in 4.000 io. Adesso arriva il gruppo di Spinea che non è ancora arrivato. Benissimo. Ecco qua, salutiamo i ragazzi di Cicli Fardì. Ciao, tutto bene? Grazie ragazzi. Tutto a posto per ora. Perfetto, grazie. Passiamo a fianco del camioncino dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Attento che... Scusatemi. Qui davanti alla Coop di Spinea abbiamo allestito una ulteriore postazione per le iscrizioni, anche perché questa notte da noi ha piovuto, ha fatto un grande temporale con lampi e tuoni, quindi abbiamo lasciato la possibilità alle persone di potersi iscrivere anche all'ultimo minuto, come comunque facciamo sempre alla Bici in Città tutti gli anni. I pattini di Carlo, eccolo qui con il succo di frutta. E Valentina, ciao, addetta alla distribuzione succhi. Gianluca, ciao. Adesso vi faccio una panoramica e poi vi saluto e lascio la linea alle prossime dirette. Anche a Salzano abbiamo una postazione per le iscrizioni di questa mattina e quindi più tardi incontreremo un altro gruppetto, ecco, di Salzano. Bene, io vi ringrazio, dal Comitato Territoriale WISP Venezia è tutto, linea alle prossime dirette, ciao, grazie. E la cosa pazzesca è che quando saliamo in macchina e ci sediamo in macchina cambiamo l'atteggiamento, quando scendiamo e magari pigliamo la bicicletta ce l'abbiamo con quelli delle macchine. E allora, è una specie di onda che parte, sapete le onde? Le onde quando partono sono delle onde piccole, poi piano piano si gonfiano e poi possono diventare tsunami. Noi questo vorremmo che il Bici in Città non resti l'evento annuale dove la gente si piglia la bicicletta e va in giro, ma diventi uno tsunami in questa città, perché vogliamo una città dove si può andare in bicicletta, dove Giorgia possa andare in bicicletta. Ancora Giorgia è piccola, ma sarebbe bello che Giorgia per le scuole medie se ne potesse andare da casa in bicicletta. Scusate, qua ci sono ragazzi dell'AINIS, chi di voi va a scuola in bicicletta? Nessuno. E guardate che non è l'AINIS, ma se andiamo a chiedere le altre scuole, c'è qualcuno qui che va in bicicletta a scuola? C'è qualcuno che va al lavoro in bicicletta? Vieni,
dai, dai, almeno due. Andare al lavoro in bicicletta è un regalo che noi facciamo, non a noi soli, ma la facciamo anche agli altri. Ciao, come ti chiami? Antonio, sono Antonio. E niente, io ogni giorno vado e torno dal lavoro in bicicletta, mattina e... Ecco, io Antonio... Sì, Giorgia, grazie. Si è chiusa l'intervista e Giorgia dice basta, posso? Allora Antonio, io ti chiedo gentilmente, raccontaci la tua esperienza di andare in bicicletta al lavoro e tornare, al di là di tutta la volontà che già è un gesto il tuo che fai per te stesso ma fai anche per la città. Come la vivi questa passeggiata in bicicletta? Diciamo che innanzitutto è un tragitto abbastanza breve, quindi è bello, una bella esperienza. Si passano anche brutti momenti, devo dire, perché come dicevi tu poco fa c'è poca attenzione verso chi va in bicicletta in strada, non si presta praticamente attenzione alla precedenza, all'attraversamento. No, vai. Dico però sicuramente un qualche cosa che vale la pena fare, perché si nota innanzitutto il miglioramento della propria salute, si risparmia benzina che non è poco, si respira quel poco. Io faccio la litoranea, quindi ho quel poco di aria di mare che mi prendo la mattina, insomma si arriva anche più rilassati un pochettino. Perfetto, insomma diciamo che se mi permetti, dico, nella classificazione delle cose che ti permette questa bicicletta i benefici sono enormi. Il dato negativo è questa mancanza di diritto in qualche maniera e questa preoccupazione giornaliera che l'andare in bicicletta pone davanti a dei rischi. Cioè se noi abbassassimo sto livello di rischio creando le condizioni per l'andare in bicicletta come una cosa, diciamo, che può funzionare, giornalmente, i tuoi sono tutti vantaggi. Aggiungo io dal mio punto di vista un altro vantaggio: il tuo andare in bicicletta mette meno CO2 nell'aria, mette meno, io lo dico dal mio punto di vista, perché il tuo andare in bicicletta fa bene a te, fa bene. Quindi il prossimo anno seconda B c'hai questo impegno, d'accordo? Stai pigliando un impegno, guarda. Pronto? Pronto? Sì, lo so, vediamo, dovrei essere in diretta in questo momento. Pronto? Sì, possiamo andare allora. Buongiorno amici, buongiorno, siete collegati con Enna, dove tra qualche minuto partirà il Bici in Città, una città ancora sonnolenta perché ieri sera, diciamo, ha vissuto la notte federiciana, dove tra l'altro in questa settimana Enna sta vivendo una settimana molto intensa con la settimana federiciana, e anche l'UISP sta dando anche in questa iniziativa un importante contributo, visto che sta fornendo, diciamo, la classe arbitrale per i giochi del Palio dei Quartieri. Comunque intanto questa mattina una bellissima giornata di sole in questo Bici in Città, che possiamo dire probabilmente sarà il più alto in assoluto a livello di altitudine in tutta Italia, visto che ci troviamo a poco meno di 1000 metri di altezza sul livello del mare. I concorrenti, che non sono concorrenti perché Bici in Città è solamente una bellissima passeggiata e quindi un momento per riappropriarsi della città, e quindi andiamo tra qualche secondo, vediamo che si stanno per posizionare i nostri amici che questa mattina percorreranno un tracciato di circa 4 km all'interno di un circuito cittadino. Sul camper dell'organizzazione il presidente del comitato regionale USP Enzo Buonasera e tutti i partecipanti, circa un centinaio, per questa bellissima passeggiata. Vediamo anche il presidente Giovanni Casano, tanti cicloamatori ma anche tanti bikers che
sono appassionati di questa bellissima disciplina. Tra l'altro la città di Enna alcuni giorni fa ha vissuto anche il piacere di veder passare dalle proprie strade la carovana del Giro d'Italia, quindi un fine settimana veramente all'insegna delle due ruote. Ma quella di oggi non è una gara, ma soprattutto è una bellissima giornata per riappropriarsi della città all'insegna della mobilità sostenibile. Vediamo che i nostri amici bikers stanno per risalire la via Roma, dopodiché li vedremo scendere dalla parte opposta di questa piazza. Ci troviamo in piazza Vittorio Emanuele, una delle piazze principali della nostra cittadina, per poi proseguire nell'altra parte della città per un percorso di circa 4 km, ma ricordiamo, lo ribadisco ancora una volta, non è assolutamente una gara, lo si sa benissimo, quindi è solamente un bellissimo momento di sport sociale e anche turismo, perché lo sport è uno dei più importanti veicoli di promozione di una città. Io però vorrei ricordare che il bici in città in Sicilia si corre, si svolge anche in altri centri. Questa mattina a Messina, ad Aci Sant'Antonio in provincia di Catania, Fulgatore in provincia di Trapani, Zafferana e Tineo ancora in provincia di Catania e Vittoria in provincia di Ragusa, mentre previsto anche il 20 maggio ad Alcamo in provincia di Trapani, ad Avola in provincia di Siracusa, il 27 maggio ancora in provincia di Siracusa a Villasmundo, mentre il 3 giugno a Mazara del Vallo, Calatafimi, Segesta e Caltanissetta. Quindi 12 appuntamenti che coinvolgeranno il bici in città da oggi sino al 3 giugno. Ditemi voi eventualmente quanti minuti ho ancora a disposizione. Volevamo sentire qualcuno, se non sbaglio dovrei avere all'incirca altri 300 secondi, dovremmo vedere spuntare tra qualche secondo i nostri amici, ma magari ci vado incontro io, così vediamo che ci sono alcuni che li stanno per aspettare sulla via Volturo. Questa è la via che costeggia la via principale alla città, loro sono, diciamo, saliti in direzione via Roma, dopodiché gireranno attorno a piazza Garibaldi e poi riscenderanno e si trasferiranno dall'altra parte della città. Questo è quando, ripeto, una bellissima giornata di sole, temperatura anche frizzantina, però si sta benissimo, consideriamo sempre che siamo a 1000 metri di altezza, anche se siamo in Sicilia, ma la temperatura nostra rispetto alle zone, diciamo, balneare è di gran lunga diversa. Stiamo per aspettare i nostri amici che questa mattina hanno, diciamo, fatto le ore, si sono alzati presto, relativamente presto considerando che è domenica, però è stato sicuramente piacevole. Vediamo che sulla piazza Vittorio Emanuele sono stati allestiti i punti di raccolta per la logistica, l'organizzazione, i punti di ristoro, USP che è presente con questa manifestazione ormai da tantissimi anni in città, ormai è diventato un appuntamento fisso, diciamo, dell'inizio dell'estate, possiamo quasi dire, anche se siamo ancora a tarda primavera, però lui è sempre presente con questa manifestazione, come anche con il Vivi Città all'interno. Quest'anno non è stata svolta Enna, ma in un comune dell'Ennese, però diciamo che ha una sua costanza l'USP, che in queste iniziative di carattere nazionale in provincia di Enna c'è sempre. Dovremmo vedere spuntare, non li vediamo ancora, però è chiaro che, considerando che non c'è nessuna competizione, quindi non c'è nessun carattere agonistico, quindi saranno tutti in gruppo, quindi sarà questa bellissima passeggiata per le vie della città, che oggi la vediamo relativamente sonnolenta e tranquilla, pochissime persone in giro. Ditemi voi ancora se posso continuare o meno. Vediamo se vado a salire così, vediamo se riesco ad incontrare qualcuno. Sono le 10:10, ancora qualche minuto. Ditemi voi eventualmente sino a quando posso continuare. Così alla mia sinistra vi faccio vedere il Belvedere, chiamato così. Ed ecco, vediamo l'auto della Polizia Municipale che praticamente fa da apripista
alla carovana simpatica, allegra e scoppiettante, così possiamo dire. Un saluto ai vigili urbani di Enna che sono sempre disponibili all'organizzazione, a supportare queste manifestazioni. Il camper dell'organizzazione con in testa il presidente Enzo del Comitato Regionale Sicilia. Enzo, buonasera. E poi vedete proprio tutti questi bambini, questi ragazzini. Bellissima, veramente un bellissimo colpo d'occhio quello che si... Grazie. E Giovanni Casano che vi saluta, il presidente del comitato territoriale di Enna, in sella una bici, e noi continuiamo a fare scorrere le immagini di questa bellissimo colpo d'occhio. Tante persone stamattina, ripeto, non è un numero di poco conto, considerando che ieri sera la città è stata, diciamo, sveglia sino a tarda notte, quindi non è stato facile, tanta gente magari ha dovuto rinunciare. Vediamo che salutano, ci siamo tutti. Abbiamo anche gli amici del Vespa Club che sono venuti a dare anche il loro contributo e un saluto, l'unità mobile della misericordia, l'associazione di volontariato a supporto. C'è sempre una grande collaborazione tra l'UISP e tante altre associazioni sul territorio, e quindi ritengo che da Enna sia tutto. Io vi saluto, vi ringrazio per la disponibilità che ci avete dato per far vedere in diretta questo bellissimo momento, e alla prossima edizione delle Bici in Città. In diretta per il Bici in Città, vedete dietro a me? Bisogna fermarsi un attimo! Almeno c'è spazio. Allora, tra un attimo ci fermeremo per un pochino di pausa e continueremo la nostra diretta. Da Livorno quest'anno c'è stata una bella risposta rispetto all'anno scorso per il Bici in Città, visto Eccoci qua. Eccoci, scusate, stiamo un attimino. Eccoci fermi, quasi fermi. Io sono a capo di questa bellissima manifestazione. Quest'anno Bici in Città è stata dedicata a Livorno, alla nostra Livorno, per il disastro che è successo nel settembre del 2017, per cui Livorno ha risposto. Ferme bimbe, ferme. Eccoci qua. Ecco tutti i ciclisti. Maglia rosa, stanno dicendo, ecco la nostra bella manifestazione. Ecco Livorno, salutate che siamo in diretta su Facebook e con Nazionale. Ciao, ti stai divertendo? Ecco qua Livorno. E ecco anche qua il nostro bel mare. La terrazza Mascagni, il nostro assessore che è qua con noi. Buongiorno a tutti. Da Livorno. Sì. Ok, buongiorno assessore Vecchio, cosa ci dice di questa manifestazione? Una bella giornata, tantissime persone in bicicletta, per cui un ottimo spot promozionale per la città e per le biciclette. E per il valore che diamo a questa manifestazione, cosa ci dice? Giusto, Livorno è una delle decine, se non centinaia, di città italiane che hanno aderito, per cui veramente siamo fieri di essere tra tutti i partecipanti a questa grande manifestazione nazionale. Ok, grazie assessore. Sì. Ciao Ilaria, sono io, ora state vedendo me, ripartiamo. Avevamo fatto un po' di sosta per raggruppare tutti i nostri amici ed ora ripartiamo tutti. Ecco, e ora li stiamo vedendo il nostro gruppo.
Eccoci qua, ecco Fabrizio accanto a me. Eccoci qua, da Livorno. La nostra bellissima manifestazione. A capo a noi ci sono due bambine che ci sono scappate. Sono in fuga. Sono in fuga. Due cicliste. Due donne al comando. Ecco Fabrizio. Due donne al comando. E dietro a noi tutta la bella nostra squadra di Livorno. Ed ora io lascio parlare le immagini. Le immagini del nostro bel viale Italia, il viale al mare. Cerco di inoltrarmi nel gruppo. Eccoci, eccoci. Parlate e dite qualcosa a noi di questa manifestazione, di cosa ne pensate, di cosa pensate della WISP. La pagina della WISP? Voglio sapere come fanno a vederla in diretta. Come? Pagina della WISP, okay. Nazionale. Eccoci qua. Il sito nazionale, eh? Vai. WISP e nazionale andate. Tantissimi bambini presenti alla nostra manifestazione. E ripeto, la nostra manifestazione quest'anno è stata dedicata all'alluvione. All'alluvione che ha fatto dei grossissimi danni a Livorno, che ci ha messo in ginocchio. E grazie ai livornesi, grazie a queste persone che vedete anche oggi presente, Livorno si è rialzata. Eccoci, eccoci qua, anche con il trasportino, aspetta così ti vediamo, eccoci con il trasportino. Ora vi faccio vedere un po' il mare anche. Il nostro viale a mare, bellissimo. Eccoci, eccoci, ecco i nostri ciclisti. Splendida giornata, il tempo ci ha voluto bene perché le previsioni in settimana non davano un bel tempo, per cui avevamo paura di dover rimandare o annullare questa bellissima manifestazione. Invece il tempo ha voluto bene a Livorno. Per cui bellissima giornata, sole. In questo momento stiamo passando in uno dei luoghi più devastati dall'alluvione. Qua c'era il mare nella strada. Ed ora uno dei punti più belli, stiamo attraversando
l'Accademia Navale, uno dei punti più belli di Livorno, la nostra Accademia. No. No. Che è successo? Eccoci, ci risiamo. Eravamo scappati. Siamo qua con altre persone, cosa ne dite? Cosa ve ne pare di questa manifestazione, di questa giornata? Ah, per vivere la città all'aria aperta. Invece così è una bellissima occasione per poter vivere la città a pieno, con le strade chiuse, per cui... Mi dici l'ora? L'ora? 10:25. Allora manca ancora 5 minuti, vedrete ancora. Eccone un altro dei nostri sostenitori. Anche a lui domando cosa ne pensa di questa manifestazione, di questa bellissima giornata. Meno male che la giornata è bella, ma bisognerebbe farne un po' di più. Vero. È troppo bello muoversi in bicicletta, la diretta. È vero. Ed ora io vorrei fare una sosta per far vedere ancora uno dei nostri punti più belli della città. Raggiungo chi ci comanda. Perché forse non ce la facciamo, è prevista una sosta alla rotonda. Ecco Riccardo, un altro dei nostri sostenitori. Ecco, salutiamo, dai! Dai, saluta mamma! Ciao! No, ti cade addosso! Ciao! Tutto a posto! Sì? Ai ai! No, insomma, l'ambulanza è a posto! Stanno arrivando i colleghi, mi stanno dicendo che c'è stata una piccola caduta, però niente di importante. Stiamo avanzando. Ecco altre persone, come vedete. Anche a voi una piccola intervista, come va? Cosa ne pensate di questa manifestazione? Buongiorno, bella sosta. Bisognerebbe andare di più in città. Ecco, tutti la solita risposta, tutti vogliono andare più in città, ma nessuno ci obbliga a non prendere la bicicletta e a vivere la nostra città con la bicicletta, che è il mezzo, diciamo, più importante. Possiamo entrare dappertutto, possiamo vivere la città a pieno. Siamo troppo lontano, per quello la bicicletta poi diventa troppo faticoso. Mi sapete dire l'ora? Allora, da Livorno siamo quasi in chiusura, mancano pochissimi minuti. Allora, alla rotonda. Ma dove? All'inizio o dopo? Dietro i vigili. Ecco il gruppo, sta arrivando il gruppo.
Un saluto. Un saluto a tutti da Livorno. Un saluto a tutti da Livorno, salutate che siamo in diretta, saluto tutti. Saluti. Amici di Wisp Nazionale, buongiorno. Sono Guido Tortorelli, responsabile comunicazione Wisp Matera e vi do il benvenuto da Matera, città dei Sassi, nonché capitale europea della cultura per il 2019. Siamo qui oggi in diretta dal piazzale del comune per dare il via alla dodicesima edizione del Bici in Città da Matera. Siamo pronti per la partenza. Ci stiamo preparando alla partenza ufficiale del Bici in Città, che quest'anno si svolge in 110 città italiane. E anche il Comitato Territoriale Wisp Matera accoglie questa fantastica giornata di festa e di sport. Tante le presenze dei materani e non solo, che hanno voluto prendere parte a questa ricca giornata di emozioni. La partenza è prevista alle ore 10:30. Il percorso sarà di 6 km circa. Ed ecco il countdown ufficiale, siamo pronti? 5, 4, 3, 2, 1, via! Partiti! È ufficialmente partito il Bici Città 2018 da Matera. Una straordinaria presenza, partecipazione, un colpo d'occhio eccezionale come potete vedere. Grandissima risposta da parte della città, 300 presenze per questa fantastica passeggiata di 6,5 km che percorrerà le vie principali della città dei Sassi, nonché capitale europea della cultura per il 2019. L'arrivo è previsto nel quartiere di Serra Rifusa, precisamente in via Lucrezio. La giornata sarà ricca di tante attività e laboratori, anche di rigenerazione urbana, sempre nel quartiere di Serra Rifusa, con l'obiettivo di conoscere e valorizzare uno dei quartieri periferici della città. Intanto ecco gli ultimi partecipanti che prendono parte alla passeggiata. Tanti bambini, tante famiglie che oggi hanno voluto colorare la città usufruendo anche della bici. Come vi dicevo, ci sono anche tante attività e laboratori di rigenerazione urbana, grazie anche alle tante associazioni affiliate WISP. Infatti sono previste una passeggiata guidata nel Parco Integrato degli Angeli, a cura del Comitato di Quartiere di Serra Rifusa, ma ancora un'esibizione di giocoleria e capoeira a cura dell'associazione La Capo Ciuc. Poi vi è ancora un percorso di educazione stradale a cura della FIAB e un laboratorio di street art a cura della Mom Art Gallery. Ore 13 è prevista la fine della manifestazione. E questa è Matera, città dei Sassi, nonché capitale europea della cultura per il 2019. Ora siamo anche in compagnia di un operatore WISP, Antonio Sarcuni, al quale chiediamo subito. Antonio, grande partecipazione da parte della cittadinanza, vero? Sì, siamo molto contenti perché c'è stata un'ottima risposta da parte della città. Abbiamo superato il blocco delle 300 partecipazioni, quindi 300 bici che gireranno per la città e inviano un messaggio importante alla città, e cioè quello che i materani sono attenti alla mobilità sostenibile, e vogliono vivere la città in un modo diverso, quindi dando più importanza
al muoversi a piedi, in bici, come alternativa, diciamo, alla mobilità invece solita, che è quello delle macchine. Va bene, ti ringraziamo Antonio per essere stato con noi, per la tua disponibilità. Da Matera è tutto, buona giornata.